mostrano orgogliosi la spilletta con la scritta «Mi sono vaccinato» ed il certificato che attesta l'inoculazione del vaccino anti-Covid. I primi due operatori sanitari che questa mattina all'ospedale San Pio di Benevento si sono sottoposti alla vaccinazione in occasione del V-Day, l'appuntamento europeo di somministrazione delle prime dosi del siero anti-Covid. Si tratta di Lorenzo Arganese, infermiere nella sala di emodinamica del reparto di cardiologia, e del medico Isabella Carlucci, che lavora nel reparto di medicina interna Covid. Emozioni tantissime, paure zero. Noi non siamo cavie, siamo stati soltanto i fortunati, i primi fortunati. Io stamattina sono commossa perché ci sono stati tanti morti giovani, anziani. Insomma, il lavoro nel Covid è un lavoro molto impegnativo sia da un punto di vista fisico ma soprattutto da un punto di vista morale, culturale. Ricorda invece i morti e l'angoscia il direttore dell'ospedale Ferrante. Questa è l'organizzazione che funzionerà nel momento in cui noi andremo a fare le vaccinazioni a tutto il personale. Penso che arriveranno circa 1500 dosi per l'azienda San Pio e circa 6500 dosi per il territorio. E ha voluto presenziare all'appuntamento anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. E con oggi credo che molto probabilmente, decisamente, rompiamo l'assedio della pandemia, però da testimonial a favore dell'esercizio di questa mia prerogativa di libertà, che è quella del vaccino, che io renderei onestamente obbligatoria.